Diverso. È diverso. Chiediamolo a mister Ugolotti, che insomma è in collegamento telefonico perché... Buonasera Guido intanto, ben trovato. Ciao, ciao, buonasera Eccoci. A tutti. Allora, abbiamo perso un grande opinionista noi, caro Guido, qui a Goldeata, però ne ha acquistato il Benevento Calcio, perché insomma dalla scorsa settimana guidi la squadra del Benevento, appunto. Io ti chiedo, prima di parlare di Roma, prima di parlare di calcio di Serie A, qualcosa per quanto riguarda la tua squadra, perché tanto hai esordito in maniera vincente proprio nel derby, no? Quindi Avellino, Benevento di Coppa Italia, ed è superato il secondo turno. È stata una partita poi, tra l'altro, che hanno mandato in diretta, ecco, vediamo insomma impressioni, alcune immagini dal sito ufficiale del Benevento Calcio. È stata una gara interessante, è stata una partita come, caro Guido, intanto dai. Beh, è stata una partita prima di tutto di Coppa Italia, di conseguenza parecchi assenze da una parte e dall'altra. Purtroppo la Coppa Italia in Lega Pro non è vista come dovrebbe essere vista, però noi ci tenevamo a passare il turno al di là di un derby, ma perché c'è stato un cambio di guida tecnica, di conseguenza la risposta è stata positiva. Ma no, sono contento di questa prima settimana perché il gruppo è un gruppo che ha voglia di lavorare, costruito secondo la presidenza e secondo anche i vari opinionisti, è una squadra che può dire la sua in questo campionato, soprattutto nel girone B, che si è dimostrato fino adesso un girone molto, molto equilibrato. Certo, obiettivo promozione ovviamente, no? Ma sono parecchi anni che il presidente costruisce una squadra a detta di tutti molto competitiva. Quest'anno ci ha riprovato, nelle prime giornate i risultati non sono soddisfacenti. Speriamo. Certo. Dobbiamo volare a fari spenti, piano piano, cercando di ritrovare quell'autostima, perché nonostante le 4 sconfitte in 7 partite, la classifica ancora è talmente corta che tutto è possibile. Certo, noi ovviamente da parte di tutto lo staff ti facciamo i migliori in bocca al lupo. Prossimo turno di campionato, andate a giocare a Sorrento, questa settimana ha riposato, no, il vostro girone, il girone B. Sì, ha riposato perché i due gironi, quello di A è composto da 17 squadre, quello di B sono 16, di conseguenza noi avremo dei turni di riposo. Sì, la prossima trasferta, la prima diciamo partita ufficiale del campionato da parte mia è a Sorrento domenica prossima. Benissimo, in bocca al lupo. Allora, non so se c'è qualcuno qui in studio, Giorgio, che se voleva chiederti qualcosa per quanto riguarda la panchina che in questo momento stai sedendo, c'è Guido Golotti. Sul Benevento? Sul Benevento al momento. Sul Benevento, sì. Ecco. Come sono le forze di questo girone, di questo gruppo? Ma è, come ho detto prima, il girone B in questo momento è un girone molto equilibrato. Tu hai parlato di classifica corta, no? Hai parlato di classifica corta, ma chi è, sì, chi c'è adesso che guida? Noi abbiamo 9 punti e siamo diciamo nella parte bassa della classifica, ma la prima in classifica ha 13 punti. È un girone molto, molto equilibrato, la penultima 5 punti, di conseguenza nell'arco di distanza di 4 punti puoi essere in vetta diciamo alla classifica di questo girone come potresti essere in fondo. A dimostrazione che non è come nell'altro girone dove il Lecce, che ha vinto anche stasera, ha staccato un pochettino tutti, qui c'è un equilibrio che regna totale, di conseguenza non si è ancora dimostrata una compagine che possa dettare legge. Certo. Sicuramente Frosinone, Latina, Nocerina, Avellino sono tutte compagini molto competitive che daranno la loro fino alla fine. Tu hai un modulo tuo o che cosa ti ispiri? 4-4-2, 4-3-3, 8-9-9, 7-7-7? No, io diciamo che se fossi partito dall'inizio il modulo un pochettino preferito è come ho sempre giocato 4-2-3-1, se vogliamo dare dei numeri. Oggi come oggi, subentrando in una squadra che è stata costruita per giocare un tipo di calcio completamente diverso, è priva completamente di esterni d'attacco, gioco forza dovrò capire al volo quali sono le caratteristiche dei giocatori a disposizione e attuare il modulo più giusto. Fino adesso hanno giocato 4-3-1-2 e perché davanti ho l'imbarazzo della scelta, ho 5 attaccanti tra cui anche Montini, ex primavera della Roma, diciamo un reparto che dà molto affidamento. Certo, e poi Benevento tra l'altro punta molto sul vivaio, no? Da quello che abbiamo letto. Ma è una società che spende molto, a differenza di molte squadre di Lega Pro che il settore giovanile è un po' bistrattato, il Benevento investe molto nel settore giovanile, basti pensare che
quasi tutti gli allenatori del settore giovanile e molti ragazzi pernottano nell'albergo dove sono io, di conseguenza vuol dire che c'è molta considerazione e il presidente ha capito che investire nel settore giovanile alla lunga può dare dei frutti. Bene, ecco, quello che a noi interessava era soprattutto l'approccio di Guido Pelotti con la nuova società. E questo, allora, parliamo un attimo di questa ottava giornata di Serie A invece, Guido, per quello che hai potuto seguire, quindi la Lazio che ha battuto il Milan, la Juventus che ha battuto il Napoli, la Roma che con una certa difficoltà ha comunque poi dilagato in quel del Marassi. Ma indubbiamente questa giornata ha detto che la Juventus ha iniziato a staccare il resto delle contendenti, ha vinto la sfida diretta con il Napoli dimostrando una solidità ma soprattutto una cura dei particolari, perché poi quando queste partite sono così livellate la differenza la può fare un episodio. La Juventus è stata brava a sfruttare gli episodi e ha dimostrato che probabilmente ha la possibilità, le possibilità, come ho sempre detto, di poter rivincere questo campionato. Certamente. E dietro si incominciano un pochettino a delineare determinate posizioni, perché è vero che le prime quattro mantengono un attimino così una certa scia, ma poi c'è un certo distacco. Vorrei soffermarmi un attimino sulla prestazione della Roma, perché poi è quello che a me interessa un po' più direttamente. Ho sentito i commenti che ha fatto Giorgio Martini, indubbiamente i primi 20 minuti sono stati allucinanti. Sì. È normale che su quello bisognerà lavorare molto, perché non tutte le partite, poi non tutte le squadre avversarie daranno la possibilità alla Roma di rientrare in partita. Ieri così è stato, perché poi c'è stato dall'altra parte un Genova che improvvisamente, non so i motivi, perché vedendola da fuori è stata abbastanza imbarazzante, ha completamente smesso di giocare, forse per la forza, forse per la cattiveria, forse per la reazione della squadra giallorossa, ma indubbiamente partire da 2-0 ogni partita diventerà sempre, sarà un handicap, e su questo sicuramente l'allenatore dovrà lavorare, perché altrimenti si va poco lontano. Certamente, vabbè, insomma l'analisi è stata più che esaustiva. Io ovviamente ti aspetto quanto prima, sempre in base ai tuoi impegni con il Benevento Calcio, caro Guido, eh. I colori sono quelli giusti, la curva anche, perché mi sembra che c'è una curva sud, se non erro, no? Quindi sì, colori sì, no, abbiamo una tifoseria, vabbè, che segue molto. Se pensi che nel derby con l'Avellino c'erano circa 8.000 spettatori, diciamo che è un pubblico che meriterebbe sicuramente delle categorie diverse. Grazie Guido, buon lavoro e a presto. Grazie a te, a presto. Grazie Guido Pelotti. Allora, dai, breve giro per quanto riguarda